Sono 3 anni che stiamo subendo tagli criminali dai governi nazionali, prima Monti, poi Letta e oggi Renzi. Purtroppo questa furia non viene placata in nessun modo senza rendersi conto che in questo modo si penalizzano i territori, si penalizzano i cittadini che peraltro pagano tasse sempre più elevate e in cambio ricevono servizi sempre più scadenti o addirittura che tendono all'inconsistente. È stato un lavoro molto duro, ma a noi certamente non spaventa la fatica, rimane il rammarico per queste decisioni del governo che, sposando soltanto un'esigenza propagandistica, finisce, ripeto, per penalizzare i cittadini. Sono 3 anni che si parla di abolizione delle province, alla fine la montagna ha partorito un topolino, le province restano, non si sa in che condizione, io credo che l'80% degli enti andranno in dissesto finanziario e quindi le nuove province, le città metropolitane nasceranno già in dissesto. Da questo punto di vista lasciamo una felice eredità perché siamo stati tra i pochissimi a riuscire ad approvare il bilancio di previsione, devo dare merito a tutta la squadra di governo e ai miei settori dirigenziali di aver fatto veramente un lavoro eccezionale. Riusciamo a tenere in piedi i conti, non so come faranno il prossimo anno, visto che quest'anno siamo riusciti a garantire gli equilibri con delle entrate straordinarie che sono figlie di una puntuale azione della nostra avvocatura che ha fatto valere i nostri diritti rispetto ad altri enti. Naturalmente a Palazzo Sant'Agostino resta un giudice che porta avanti una denuncia rispetto a questo governo nazionale che molti amministratori, sempre pronti a chiedere interventi per il territorio, in realtà sostengono nell'azione politica che è contro il nostro territorio. Oltre allo smantellamento della provincia, noi stiamo assistendo alla soppressione del TAR di Salerno, all'accorpamento dell'autorità portuale, abbiamo avuto già l'abolizione del Tribunale di Sala Consilina, Renzi e il PD si sta accanendo su questo territorio senza che i parlamentari del PD che sostengono questa maggioranza di governo abbiano la capacità di svolgere una incisiva azione di sindacalizzazione del nostro territorio.